costruire assunti di carattere indipendente terzi rispetto alla questione del componente. E, diciamo, questo non è diciamo, proprio la forma canonica in cui un procedimento di valutazione di impatto ambientale si sviluppa. La valutazione di impatto ambientale si sviluppa con una documentazione che viene giudicata adeguata, completa dagli enti competenti, e all'interno di questa si apre un dibattito pubblico, vengono presentate delle posizioni che poi anche dagli enti locali, dai soggetti istituzionali coinvolgibili, e poi su questo diciamo la commissione Dina, che è una specie di tribunale, decide sul. Ecco. In questa fase c'è stato, per una serie di motivi di più diversi, tutto un periodo sostanzialmente in cui, per disattenzione dei cittadini, per disattenzione delle associazioni ambientaliste, eccetera, alcuni elementi fondamentali di analisi del progetto non hanno avuto un adeguato, a mio parere, approfondimento. E quindi, in questo senso, io credo che la sostanziale domanda che noi facciamo rispetto alla posizione della Giunta regionale, che porta poi molte altre considerazioni, e diciamo, quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che il procedimento autorizzativo è partito, ma il procedimento autorizzativo potrà andare avanti a partire proprio da una serie di richieste che verranno fatte eventualmente in seguito, quando la valutazione di impatto ambientale sarà rilasciata dal Ministero con delle prescrizioni, perché le prescrizioni saranno quelle che diventeranno elemento di risposta anche da parte di alcune istituzioni. Quindi le richieste che in questo momento la Regione ha mandato, il dipartimento della regione che si occupa della protezione mandato in giro, evidentemente non ha a monte tutte le richieste effettive di completamento del progetto, che peraltro emergono dalla richiesta del parere della regione sulla protezione di mandato in giro. Ma questo è un aspetto, diciamo, tecnico che si, evidentemente si può risolvere, ma la sostanza che dicevo è quella che dicevo prima. Allora io un po' questo è, diciamo, l'aspetto centrale. C'è una questione che mi colpisce in questa vicenda, ed è questa, che sostanzialmente ci sono nella società, diciamo nell'area, due posizioni diverse, che io chiamerei di coloro che ritengono, partire dal ragionamento, il lago è quello che è, ormai la storia ci ha consegnato il lago in queste condizioni, non c'è molto da fare, vista diciamo, la professione, la pratica di utilizzo, evitiamo i peggioramenti, ma in realtà lavoriamo dentro le ipotesi anche di utilizzo, lavorando anche sulle compensazioni che sono citate specificatamente sia dal Ministero che dalla Regione. C'è invece una forte parte dell'opinione pubblica che ritiene di ragionare da un altro punto di vista, cioè in qualche modo c'è un'aspettativa che dice che il lago può migliorare, può diventare diverso da quello che è oggi, e dare risposte di fruizione che oggi non dà, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista più generale. Ed è un ragionamento di carattere più complessivo, insomma, che in qualche modo chi propone un progetto non può tenerne conto come istanza fondamentale, ma che però oggi è in qualche modo presente all'interno di questo dibattito e molto fortemente presente. Allora il nostro problema, direi, è questo, come la richiesta che noi facciamo, perché non fanno anche soltanto una richiesta al Ministero sviluppata, è importante che la discussione non si chiuda, ma soprattutto che vengano messe in campo profondamente valutazioni che permettano di uscire dal cul-de-sac in cui oggi siamo finiti, tra questi due contrapposte posizioni, sono posizioni proprio di interpretazione del territorio sul quale credo vada data una valutazione. Ecco, questo è il cuore. Poi per mia, io in realtà a me piace molto gli aspetti di politica energetica più generale. Io sarei stato nella valutazione da parte di Paolo, avrei detto tutto, cioè nel senso i dati non erano sbagliati. In particolare appunto l'accordo di programma con il Ministero per il raggiungimento degli obiettivi 2020-2020.
ma tenete conto che questo impianto alla fine produrrà meno energia di quelle che produce oggi, cioè nel senso che nel bilancio tra energia prodotta che raddoppia e l'energia consumata che è di più di quella che viene prodotta dal pompaggio, alla fine si produrranno 50 gigawatt in meno, gigawattore annuale in meno. Naturalmente si produce energia a maggior valore e dal punto di vista dei tempi delle fonti rinnovabili il calcolo è positivo, perché si produce, diciamo, 300 da fonti rinnovabili e si consuma 350 da fonti non rinnovabili, e quindi nella percentuale complessiva questo permette di avvicinare il 20%, non di allontanarsi. Però è un ragionamento sul quale ci può essere, diciamo, qualche perplessità. Sul fatto poi del CO2, d'accordo, è da discutere, perché evidentemente se l'impianto utilizza nelle ore di bassa energia prodotta da centrali termoelettriche, evidentemente l'impatto della CO2 è maggiore di quello di oggi. Se utilizza energia comprata sul mercato internazionale di altro tipo di produzione, quindi come quella nucleare, l'intenzionamento è ancora da chiarire se l'energia prodotta a livello nucleare può essere considerata nell'ambito dei calcoli della riduzione delle emissioni. Cioè, questo, però, qui siamo in un campo, diciamo così, di discussioni sopraffine. Ecco, l'altra questione che io ho sempre posto è questa del differenziale del metro. Cioè, è chiaro che il metro nelle intenzioni rimane quello che è oggi il dislivello, che però non si raggiunge giornalmente, ma si raggiunge mediamente, poi i cicli sono diversi, periodo per periodo, il periodo di maggio, il periodo invece di abbondanza d'acqua, ma sostanzialmente il dislivello di un metro viene raggiunto nell'ambito di una settimana, si cambia e questo diventerà un po' il dislivello giornaliero. E quindi da questo nasce tutto il discorso di verifica degli effetti complessivi della ricerca. Io anche ho fatto un ragionamento in passato sul fatto che questo possa essere dichiarato, il potenziamento della centrale sul fatto che possa essere dichiarato un impianto alimentato a fonti rinnovabili e quindi abbia diritto o meno di certificati verdi, su questo Mary Power dice di no, e quindi capisco, anche se peraltro io auguro a loro di ricevere i certificati verdi, perché il calcolo di investimento economico in 15 anni senza i certificati verdi o senza perlomeno una parte dei certificati verdi, almeno quando non viene utilizzata l'acqua di pompaggio con l'impianto con 5 turbine che funzionano, e credo che non sia proprio un calcolo, costituisca un rischio industriale notevole in un periodo in cui i prezzi delle ore di punta rispetto ai prezzi delle ore di morbida della produzione di energia elettrica non sono più così sicuri di un dislivello da 1 a 4, ma in un periodo in cui consumi di energia sono un po' alternati, un po' diversi, il dislivello di prezzo si riduce e quindi il rischio industriale dell'intero procedimento è molto più alto. Io malignamente dico che se il rischio industriale diventa più alto, stare dentro per metro, osservare le regole che vengono fissate, diventa una camicia di forza, proprio perché questo è evidentemente un processo di tensione che non può essere fatto in questa sede. Quindi ci sono poi, come dicevo, aspetti di politica industriale, che noi questa sera non abbiamo affrontato di politica energetica. E tenuto conto di un discorso, voglio dire, io sono fortemente convinto che il pompaggio sarà una delle forme di accumulo di energia di domani. Cioè nel senso, noi abbiamo qui una situazione di pompaggio particolare, abbiamo due ambienti naturali che vengono coinvolti in modo particolare, che vengono coinvolti dal pompaggio. Però pensate che il vero problema oggi di produzione di energia da fonti alternative è quello che lo produci in momenti in cui non hai bisogno, oppure quando ne hai bisogno hai necessità di avere da qualche parte accumulato un modo per utilizzare questa energia.